Salve a tutti, sono Marco Ciotti, siamo in quel di Cascito, un luogo sperduto nella Umbria rurale. Questa è una struttura antica del 1200, si vede da quando si è spaccata la pietra e si scoccia ogni cosa. Allora qua non ci si arrampica, la pietra sbricciolosa è un materiale inaffidabile. Tipo qua viene io tutta la pietra e quindi scendiamo. Adesso vi faccio vedere, l'antica usanza era quella di lanciare un sasso dentro. Nell'antichità c'era un detto che era: se esci fuori dal tetto lancia il sassetto. Era nato da un contadino umbro toscano che voleva lasciare la sua predominanza a livello patriarcale. Come possiamo vedere, dal suono al sordan dalla forma, queste qua erano per i sassi più taglienti, infatti lui li tirava sempre. Queste abitazioni sono sempre caratterizzate da queste piante. Questa qua è un classico oleandro, che non è le case erano solite non avere tetti e soprattutto essere esposti a sud verso il sole. Nell'antichità c'era l'usanza di raccogliere l'acqua piovana e soprattutto di cogliere in miglior dei modi il sole, che era concesso nelle giornate soleggiate. Troviamo anche piante all'interno dell'abitazione. Queste piante, sempre di ciliegio, erano strutturate in modo da creare una penombra considerata un lusso. Cioè, se andiamo a vedere altre... Qua abbiamo delle tipologie di sasso più aerodinamiche. Sono più sagomati per le dita, sono più semplici da tirare e venivano utilizzati a taglio sui denti. Adesso ci spostiamo. Come possiamo vedere, questo è un tipo di vegetazione dormiente. Infatti bisogna stare molto attenti a non svegliarla, perché questi tipi di semi, nel momento in cui svegliati, si sollevano da terra, esplodono. Adesso aspettate. Ecco, sono riuscito a staccarla senza farla esplodere. Questa qui è una piccola granata che è ancora dormiente.